Contadine Azioni è un gruppo di precarie e precari siciliani e di senegalesi impiegati nella raccolta delle olive nella zona del Trapanese, in particolare a Campobello di Mazara. Negli anni, appunto, il tipo di attività di sostegno hanno avuto sempre al centro per essere retorici, l'ascolto delle esigenze dei lavoratori e anche cercando di avere anche una cura nel comprendere in che modo non sovradeterminare le rivendicazioni, ma elaborarle in qualche modo insieme o semplicemente essere da sostegno. A volte alla semplice difesa dell'organizzazione dell'auto-organizzazione della vita quotidiana. Contemporaneamente, dalla nostra prima esperienza con quello che significava il lato più oscuro e più brutto dell'agricoltura, nasce l'esigenza di riflettere sulla condizione reciproca di precarietà nelle differenze, e quindi nasce poco dopo, circa un anno dopo, l'esperienza delle autoproduzioni di olive da tavola, sia perché insistevamo in quel territorio e quindi simbolicamente era importante per noi fare olive da tavola in modo diverso, e in seguito anche questo, diciamo, ha avuto una trasformazione perché noi stessi abbiamo messo in discussione l'approccio monoculturale, quindi siamo cimentati anche in una evoluzione anche della nostra approccio all'agricoltura, quindi nella diversificazione delle produzioni, a differenza di altri luoghi. Per la prima volta invece a Campobello vediamo una tendopoli istituzionale soltanto nel 2017, quindi la prima tendopoli istituzionale a fronte di una presenza che aveva raggiunto le 1.000 presenze. La prima tendopoli istituzionale è accessibile soltanto a 250 persone dotate di permesso di soggiorno. Quindi è in questo momento che abbiamo visto proliferare, nascere numerosi insediamenti, e uno in particolare che ipocritamente viene sgombrato sulla carta a fine raccolta. Questo luogo è il luogo in cui abbiamo visto peggiorare di gran lunga le condizioni igienico-sanitarie. Quindi il luogo storico in cui c'era l'accesso all'acqua, che era stata frutto di una battaglia dei lavoratori, viene distrutto, ed è un luogo appunto che non ha una fonte d'acqua, non soltanto pubblica, non ha una fonte d'acqua vicina. Scoppiata l'emergenza, sono stati costretti appunto come la maggior parte di noi, a non andare più al lavoro, quindi in questo, diciamo, complica anche le possibilità di sopravvivenza in questo momento di fragilità. E una settimana dopo, di fronte la paura che è scoppiata nella comunità del Campobellese rispetto alla presenza del ghetto, la risposta, diciamo, dell'amministrazione locale è stata un'ordinanza di sgombero del ghetto. Poi informalmente, appunto, siamo stati rassicurati del fatto che fosse stato soltanto un atto formale, proprio perché non c'è di fatto la possibilità di effettuare uno sgombero. E quindi in questo momento quello che emerge è la necessità e l'importanza di mettere ancora di più in luce la rivendicazione dell'acqua, non soltanto al ghetto di Campobello, ma la fornitura d'acqua in tutti gli insediamenti informali che sono nati negli ultimi anni, contemporaneamente alle baraccopoli e alle tendopoli ufficiali. Sappiamo che ci sono numerosi insediamenti che sono diventati per luoghi illegittimi e illegali, in cui appunto abitano, vivono e organizzano la loro vita quotidianamente migliaia di persone, di lavoratrici e di lavoratori. Quindi vediamo una situazione, anche una retorica che non può nascondere l'importanza di questo anello della catena distributiva, e non può più nascondere le condizioni di vita dei lavoratori, proprio perché l'impossibilità di applicare il distanziamento sociale a tutela di se stessi, ma a tutela della comunità tutta, è qualcosa appunto che esplode ed emerge con forza. E quindi emerge con forza anche la necessità di
chiedere la chiusura immediata di questi insediamenti informali e di farlo tenendo conto delle vite e anche delle voci delle persone stesse che lo abitano, proprio perché questo momento mette in luce come non è possibile nessun intervento senza la mediazione e la costruzione di una relazione che tenga conto delle esigenze di queste persone. E anche il come questa prospettiva deve essere applicata, deve essere un accesso alle case che non diventa soltanto ideale, proprio per questo va pensato concretamente, va pensato mediato con le persone stesse, che va garantito dalle istituzioni pubbliche. La prospettiva della regolarizzazione immediata, anche questa non è soltanto una prospettiva ideale o astratta. La regolarizzazione in questo momento ha un significato duplice, appunto di permettere il funzionamento e anche la ripresa del lavoro a garanzia sia degli agricoltori, degli imprenditori, sia dei lavoratori, ma anche di facilitare banalmente e semplicemente un accesso facilitato al servizio sanitario. Vanno anche immaginate delle misure immediate, intermedie, nei casi in cui queste prospettive non siano attuabili immediatamente. La fornitura d'acqua in questi insediamenti, in cui spesso non è rivendicabile proprio perché sono luoghi illegali. In questo momento viene meno questo velo di ipocrisia, perché tutti e tutte sanno della presenza, dell'importanza di queste persone, e quindi in deroga a qualsiasi legittimità o legalità è necessario concedere, permettere le condizioni minime igienico-sanitarie. Quindi portare l'acqua anche in un insediamento informale e illegale è un dovere delle istituzioni.